Avviamo la registrazione, salve, benvenuti. Avevo già parlato di barattieri, ragazzi, ma faccio una rinfrescata al volo qua perché ho ricevuto questo commento da Xela Oloshi, o forse Alex, quindi scrivo all'incontrario. Quindi issue, no, comunque. Bentornato caro Marcel. Marcel è tornato perché YouTube l'aveva chiuso per una settimana perché ha fatto il cattivo. E quindi se l'uomo si riduce a una pecora, merda fino a pancia. Cosa pensi di Baratieri? Non so se ne hai già parlato. Sì, ne ho già parlato. Io ti ho risposto, però faccio anche un video al volo perché. E non riesco a trovare il video dove parlo di lui, e a sto punto meglio rifarlo tutto. Dove proprio questa immagine qua, perché stavo vedendo, ma cos'è che c'ha scritto qua lui, no? Vedete questa foto sua, no? Ma non fate caso a questa parte qui destra, diciamo. Vedete solo l'altra parte lì, diciamo. Voi vedete? Aspetta che voi devo cercare di capire. Sì, voi vedete. E voi vedete soltanto, no? Questa parte qua a sinistra. E qui vediamo cos'è che c'è scritto qua. Non riuscivo a capire queste due parole qua. Però poi ho detto, mica Michele, Gabriel, quindi saranno gli angeli. Ho detto, poi ho visto su Google, infatti, Ariel, Raphael, Michael e Gabriel. Sarebbero questi. Arcangeli, angeli, cazzo, ne so, sta roba io. Sono loro gli esperti di sta roba. E quindi niente, qui ci sarà un video così dove ripassiamo un po' al volo Baratieri insieme, appassionatamente, ma anche velocemente perché non abbiamo tempo, ragazzi. È stato da Francesco Toscano, che è già nella banda. La banda sarebbe questa, ragazzi. Questo è il canale del momento di YouTube. Un canale molto attivo di Marcel Ming. Vediamo, vediamo. Anzi, possiamo fare in un altro modo a questo punto, visto che YouTube ci sta mettendo troppo. Noi lo chiudiamo con eleganza e andiamo proprio lì dove abbiamo l'immagine proprio PSD, dove c'è la nostra banda basso, e no, banda del risveglio. Eccola qua. Questa è la giornata, ragazzi. Ci sono. C'è gente che sta ancora aspettando per rientrare, per far parte. Però Baratieri dovrebbe già esserci qua, ragazzi, da qualche parte, se qualcuno lo trova e me lo dice. Però comunque nella lista c'è. E quindi sta qui da qualche parte, solo che si nasconde bene perché c'è la ressa, ragazzi, qui tutti che vogliono salvare la pecora, quindi io non lo vedo più ormai. Ma sono sicuro che nell'elenco dei nomi c'è, quindi c'è anche lui. Quindi andiamo a vedere, si è prenotato però anche Nicola, vediamo. Nicola è in attesa, però ci sono delle procedure burocratiche da rispettare, quindi per Nicola c'è da aspettare un po'. Dobbiamo anche capire a livello composizionale, diciamo, come submetterlo nella banda, diciamo. Poi sapere anche quale strumento suonerà, diciamo. Ricordo che questi sono i miei eroi, ovviamente, perché puniscono le pecore, diciamo, no? Come ho sempre detto. Quindi, siccome Francesco Toscano fa parte della banda e lui parla con Francesco Toscano, e ricordiamo che Visione TV fa parte della mitica controinformazione, ragazzi. Questa qua, ce l'ho qua. Ce l'ho qua a portata di mano questa immagine perché è importante. Ci fa capire come il sistema. Questo è un cartellone pubblicitario che diciamo ci spara. Se non sbaglio, dovrebbe essere anche Visione. Sì, eccola qua. Visione TV qua. Quindi, questo è secondo il sistema dove mandare le pecore un po' più intelligenti, diciamo, quelle non completamente morti come le pecore. Ci sono i cartelloni pubblicitari per mandarli in questi canali qua famosissimi che tutti noi conosciamo. Ok, sono tutti là. Quindi cosa succede quando tu vedi
una persona, diciamo, prima che è in quel cartellone, che è nella banda del risveglio, eccetera, eccetera, dovresti essere felice se sei una paga, perché hai trovato il pastore che ti punirà per bene e te lo meriti. Ma quindi andiamo avanti. Quindi è stato da Visione TV, che è un insomma, è quello che vuole il sistema. Farti andare. Border Knight, un altro covo di mostri. Stavo anche lì, ovviamente, e quindi dovrebbe far pensare. Poi ultimamente abbiamo parlato molto di questo simbolo qua e lui ce l'ha messo anche lui. Ma chissà cosa vorrà dire. Andate a vedere i video precedenti. Precedentemente. Poi il teschio con le cose, quando fai così, Skull and Bones. È molto, ma molto esoterico questo simbolo, diciamo. Che non stiamo qui a perdere tempo, anche perché non voglio perdere tempo. Qui dietro le sue spalle ci sono teschi. Skull and Bones, il corvo. Bellissimo. Lui ha un corvo finto dietro la sua sedile da racer, ovviamente. E è questo simboletto qua che è molto molto aristocratico, diciamo. Andiamo avanti perché la cosa diventa sempre più creepy. Lui è veramente, ragazzi, posseduto da demoni proprio, di quelli proprio di un certo livello. E possiamo vederlo nelle sue mitiche monologhi che fa nel suo canale, dove vedi proprio che i demoni fanno ciao, eccomi qua. E la pagano purtroppo. No, no, pago, seguitelo. Seguitelo. Sì, dovete essere puniti. Magari comprate anche il libro, adesso vedremo il libro che ha così, date un po' di soldi così mangia pure alle vostre spalle. Va bene, va bene. È quello che vi meritate, pagano. E qui dice: ho visto l'Aleph, il punto al di là dell'infinito. Ma i coglioni, peccato che stai dentro casa, chiuso come tutti noi. E durante il lockdown ritornerà a grande richiesta su tutte le smart cities di questo prison planet. Da un punto di vista analogico ed esoterico, l'Aleph sarebbe la prima lettera dell'alfabeto fenice e ebraico. Ho scoperto insieme a voi, ragazzi, abbiamo scoperto proprio poc'anzi, vero? Rappresenta l'unità primordiale, queste sono parole chiave, ragazzi. Il principio, cazzo. Non dire mai Dio, eh? Il principio, l'unità primordiale. L'unità primordiale, secondo loro c'era un equilibrio prima che purtroppo si è rotto e adesso loro stanno cercando di rimettere tutto in equilibrio. Il principio che contiene in sé il tutto caso, come un seme all'intera pianta, corrisponde al numero 1. Mentre il valore numerico delle lettere Aleph, che Aleph in ebraico ho scoperto che sia la prima lettera ma anche il numero 1. Number 1. Beh, non è molto professionale questo effetto sonoro, questo microfono messo qui. Dovrei evitare di un po' una cravatta, un po' di libri come mette lui dietro, cioè, dovrei strutturare un po' meglio, ci sono delle tegole qua dietro di me, non ci siamo proprio. Mi serve un qualcuno che mi dia un po' di consigli a livello di marketing, diciamo, perché non ci siamo proprio. Comunque diciamo Aleph è, cioè, mentre il valore numerico delle lettere Aleph è 111. Mentre il valore numerico delle lettere Aleph è 111, rispetto al numero 1, mentre il valore numerico delle lettere Aleph, perché? Forse se prendiamo ALE viene 111, comunque c'è 111, una sorta di tripartizione dell'unità. Questo 3 che si ripete sempre. Perché c'è un estremo, l'altro estremo e la metà sarebbe l'equilibrio, insomma, è questo tre che si ripete, la Madonna e la Trinità, e tu, ragazzi, questo tre è molto importante per questi malati di mente, che non è lui ovviamente, e che dovete seguire, questo uno è nella banda, quindi nel
nel mix dei miei eroi, diciamo, quindi ve lo consiglio. Qui ci dice anche che Gesù è stato con Maria Maddalena e addirittura ha fatto anche dei figli con lei, l'ha detto lui, ho detto io. Imparo, imparo, imparo. Mentre vedevo questo video, io stavo imparando un sacco di minchia di cose molto interessanti, ma imparavo, insomma. Sì. Poi qui ci ripete di nuovo questo tre, molto. Che l'uomo dice che ha questa triplice natura, dice qua. Conciato così in modo un po' così, diciamo. Poi in quest'altro monologo si mette dietro una statua con le corna, proprio studiata bene questa mossa, e lui cerca disperatamente di mandarvi dei messaggi, ma voi siete pecore. Lui cerca di mandare, di comunicare in altri modi oltre che al parlato, ma purtroppo la pecore. Diciamo, uno che sta qui conciato in questo modo e parla con quel demone che c'ha dentro così. C'hai ancora dubbi? C'hai ancora dubbi? Ma aspetta, uno che ti dice che Gesù andava a Mignotte, è stata con Maria Maddalena, ha fatto anche i figli, ma che stiamo a pelle? Ecco, seguite, c'avete anche dubbi? Questo è il bello. Uno che fa monologhi di questo genere qua, seguitelo, cazzo, questo vi sto dicendo, seguitelo. È la persona adatta. Non ho parole veramente, non so, non so. Per questo vi dico, voi vi meritate questi punitori, cazzo. Grande Baratiri, inchiappa la pecora. Ah, mamma mia, ma come si fa? Si fa, si fa. Aspetta, non è finito carnevale qua. Gli si fa un'altra volta il teschio con le ossa così incrociate, un altro scarabocchio, insomma, due triangoli che si incrociano, insomma, una specie di equilibrio infinito, as above, so below, eccetera, eccetera, che passano pure gli occhi, molto, molto, molto empatici e di cui ti puoi fidare, insomma. Questi sono occhi veramente di umiltà, di bene. E c'è chi. Sarà un caso che anche le strisce che ha scelto proprio l'Adidas, che ha il giglio, anche l'Adidas, il fiore con tre. Una variazione del giglio dell'aristocrazia. Dove stava? Che perde il filo. Allora, a un certo punto, in quest'altro monologo qua, dove era acconciato, ma aveva dipinto solo dei pezzi del suo bel volto. Ci dice, c'è un bugiardo nella mia testa, dice. C'è un ladro sopra il mio letto, che sarei io, dice. E la cosa più strana è che non riesco ad aprire i miei occhi. Poi dice, dammi qualcosa da dove aggrapparmi, dammi qualcosa a cui credere. I am frightened for my soul, sono. Ho paura per la mia anima, lo sai, hai paura per la tua anima, sì. Heal me with your crime, curami col tuo crimine. Queste erano bellissime parole di un testo di Giorgino, Ciriaco, ricordiamo che lui era greco, e Michelino. Molto gaio, come sappiamo, questa è una posa un po' con un occhio, molto la dice lunga. E lui cantò questo pezzo alla fine di questo monologo, bellissimo. E lui ha scritto anche un libro che è un po' di. Ok, fare così. Qui, ragazzi, abbiamo il fratello Richard Pryor. Che fa questa posa. Lui è un fratello, è un brother. Can't you see? E qui abbiamo un altro fratello. Questo è fratello, come cazzo si chiama questo qua? No, dove cazzo sta? Per favore, dai. Non ci va, devo fare così a mano. Ok. È poco professionale. Ma questo qua, come si chiama questo qua? C'ha un nome, ma io me lo sono scordato. Questo è fratello questo. Ehi, ehi, ehi. E ha scritto questo libro e mi dicono dalla regia, io non credo a queste minchiate, però mi dicono dalla regia che il pinguino è
e fa 33 in numerologia. Insomma, vabbè, lasciamo perdere queste minchiate. Però ecco, ci programma la pecora dicendo che su Antartide ci sono gli UFO e lui è stato un agente segreto di questa minchia del teatro dei media. Ovviamente lui negli anni 90, a quanto pare, vediamo, ha pubblicato un libro nel quale annuncia rivelazioni su servizi segreti, misteri, intrighi veri. Luigi Baratieri, controverso personaggio, Giulianova, Giuliese, quindi, noto soprattutto per essere stato arrestato nel 92, un teatro ovviamente, perché adesso vi spiego perché, con una capsula di uranio, porca puttana! Quindi è stato trasmesso da tutti i media, e lui c'aveva una scatola di uranio, dovevano mettere paura le pecore con questa minchiata, oh, stiamo per scoppiare tutti qua, no? C'era la guerra fredda, eccetera, eccetera. Vabbè, nel 92 non c'era la guerra fredda, però questa bombardare le pecore col terrore delle radiazioni e delle contaminazioni, un altro nemico invisibile, e quindi dovevano terrorizzare le pecore così, e quindi hanno usato questo attore, diciamo, e uranio proveniente dall'ex Unione Sovietica lo presenterà a Bologna il 18 maggio prossimo. Il libro si intitola L'Intelligence degli Dèi. E nell'occasione, qui ho un cucchiaino ragazzi, poco professionale. Try instead. You cannot bend the spoon. Ah sì, non posso bendere the spoon. l'occasione della prima conferenza L'Intelligence Day è nell'occasione, prima ed unica conferenza pubblica, verranno portati a conoscenza in retroscena i difetti che vengono narrati attraverso nel volume di Bada Baratì. L'autore racconterà il suo personale percorso esoterico, caso molto importante per la pecora che sta in lockdown, sapere queste cose, e facendo venire alla luce così, sostiene lui, gli intrighi e la verità nascoste dietro al traffico di uranio. Altri libri, ovviamente, il sistema stesso, attraverso questi poveracci qua, scrive per alimentare questa minchiata dell'uranio. Dove cazzo stiamo? Traffico di uranio che portò al suo arresto a Rimini nel 98. Tutto teatro, ragazzi. Lui è libro, i suoi video stanno su YouTube, il mio canale è continuamente censurato. E ricordo che io sono stato censurato, è stato chiuso il canale per una settimana adesso, perché ho messo questo la dice lungo, lo voglio dire questo perché è importante. Io ho preso un video, esattamente stesso video di un altro, secondo me, così, opposizione controllata americana, e l'ho sottotitolato in italiano. In realtà non è che l'ho sottotitolato, ho semplicemente preso la versione corretta, tradotta automaticamente da YouTube, l'ho semplicemente fatto qualche correzione qua e là, e l'ho messo i sottotitoli hardcode, come si dice, nel senso proprio forzato sul video, in modo che la pecora che mi si lamenta che non riesce a tradurre i video da inglese in italiano su YouTube, ce l'ha proprio belli sparati là. Ebbene, il suddetto video, quando viene caricato da questo poveraccio qua, ovviamente, YouTube gli chiude il canale. Prende strike, no? Un avvertimento. Avvertimento che significa anche una settimana non puoi aprire, non puoi fare niente. In realtà, questo è successo nel canale di backup, che voi pecore siete talmente morte che io ho cercato di dirvelo in tutti i modi, pecore. Guardate, pecore. Questo è il mio canale, pecore. Questo è il mio canale. Non so se c'è scritto qua che non vorrei. Vabbè, ci devo andare perché ci devo andare, quindi andiamo. Speriamo non si blocca tutto. Infatti già si rallenta la mia immagine perché questo computer è un po' vecchiotto. Ma noi continuiamo a fissare The Spoon. Continuiamo a fissare The Spoon. Facciamo un po' così, così non vi perdo. Avevo scritto chiaramente a Pegola che questo canale è stato chiuso. Vai su Marcel Minga 3, è chiaro, Pegola. Se tu vedi che io non pubblico, io pubblico video ormai giornalmente, non c'è un cazzo da fare, sono un parassita, ragazzi. E io, diciamo, la mia coscienza mi dice che non puoi semplicemente stare qui senza fare un cazzo, perché altrimenti sarei un parassita. Quello che do all'umanità è su questi video. Vabbè, non ho scuse, ragazzi, però.
effettivamente traduco, faccio video, carico, faccio, insomma. E quindi io faccio questo, quindi io faccio video ogni giorno, quindi quando vedi che io per una settimana non metto video, ma infatti viene il dubbio, vai lì, Marcel Minga, c'è scritto ban till 12 April, go to Marcel Minga 3, è abbastanza facile, nessuno l'ha fatto, ragazzi, ma come cazzo state messi, poverini, poveri voi, poveri noi tutti, cazzo, c'è qui un altro canale, ragazzi, adesso entro nei miei cazzi, guarda, c'è un altro canale, che tra, quindi cosa è successo? In questo canale qua, YouTube mi ha... il fatto che questo canale è stato chiuso, il canale principale con 500 iscritti, il fatto che l'hanno chiuso una settimana fa è perché hanno trovato il video, il montaggio che ho fatto del meglio di Cavalier Cazzo offensivo, cyberbullying, bullismo cibernetico, non so come si traduce, e semplicemente perché non, volevano tirare fuori una scusa per tirarlo fuori, perché secondo me era un montaggio molto potente. Ricordo il Cavalier Cazzo, che il video si chiama CC, semplicemente, lo trovate sul mio BitChute. Quindi io cosa ho fatto? Quando mi hanno chiuso questo canale principale qua, perché avevo per il video, il montaggio del Cavalier Cazzo, un video molto potente secondo me, io sono andato, ho scritto, ho cambiato il nome al canale in, insomma, che vengo, la data quando vengo, adesso non lo posso manco più rinominare perché YouTube ti dà un limite di volte che puoi rinominare, però siccome questi mi hanno dovuto... Quando sono venuto qua, che ho 17 iscritti ovviamente, perché nessuno viene qua, sono tutti morti. Che succede? Qui succede il video, quello che vi dicevo prima, che praticamente mi hanno bloccato. Questo è importante adesso da capire. Vediamoci. Primo piano, qui vedete il cucchiaio qua, ragazzi. È importante questo che sto dicendo adesso. Quindi mi chiudono questo canale qua, vado su questo. Questo perché me l'hanno chiuso? Perché c'era Cavalier Cazzo che non gli è piaciuto. Vengo qua. Qui carico lo stesso video di Joe Imbriano, che è un americano. A lui non lo bloccano, a me mi bloccano e mi chiudono il canale. Infatti anche questo canale adesso, no, no anche, perché questo si è liberato adesso, ma questo è chiuso adesso. Infatti avevo scritto nel nome, canale bloccato, andate su BitChute, perché io ho tre sono le mie opzioni. Primo canale, questo con 500 iscritti. Mi chiudono questo, vado su YouTube. Quest'altro. Poi c'è BitChute. BitChute, tra l'altro, contiene sempre video che YouTube non si possono mettere su YouTube, quindi consiglio anche BitChute. E si trova facilmente sulla About, sulle informazioni di questo canale qua. Però è molto importante questo che è successo in quest'altro canale, ragazzi. Che vi fa capire come questi canali dove ci sono tante pecore, cioè immaginate, io prendo un video fatto da BioBlu, faccio un esempio, perché sto Joe Imbriano è un po' come se fosse BioBlu, ma non proprio, diciamo, dai. Prendo questo video fatto da BioBlu, stesso video, uguale, non è che mi dicono, ah, ma hai messo lo stesso video suo, quindi no, perché il motivo per cui mi hanno chiuso il canale è perché ovviamente il cogliona, ci sono informazioni sul coglione che non si possono dire, eccetera, eccetera, no? E insomma, medical misinformation, insomma. Noi vogliamo ammazzarlo, ma non devo dirlo, non posso dirlo, perché se no bloccano pure questo. Insomma, niente, non posso dire. Quindi, in poche parole, quindi, cosa succede? Lo stesso video sul canale suo rimane, su questo che secondo me è controllato, dove ci sono tante persone. Sul mio canale, se viene pubblicato lo stesso video, prendo uno strike, ma non perché ho fatto una copia e lui tipo ha visto che... Perché lui stesso dice potete pubblicare i miei video senza problemi. Capito? Ma il motivo per cui hanno levato il video è perché, come ho detto, per il coglione. Perché lì nel video si parla un po' del coglione in qualche modo, ma molto vagamente tra l'altro. Però a lui lo lasciano parlare, a me no. Fatevi... Ma no, no, non vi fate niente, ragazzi. Non c'è niente da pensare, va tutto bene. Sarebbe molto profondo quello che è successo. Ah, secondo me questa è la cosa più profonda, che dice molto, secondo me, che mi è successo da quando ho YouTube.
questa roba, che lo stesso video su un canale che YouTube vuole che stia, che vuole che la gente vada e veda quella roba. Perché ovviamente cosa fa il nemico, ragazzi? Non è che ti può dire, ti dice 99% di verità con 1% di veleno, per dire, basta quell'1% per ammazzarti, no? Così funziona il veleno. Loro sanno che in questo canale, ragazzi, io non c'ho nessun motivo per stare qua, non ho nessun... Ah sì, da parte di mia madre sono un rettile, effettivamente. Ma più che un rettile, sono un rattile, diciamo. Comunque, lasciamo perdere. Ha fatto la battuta. Rattile perché rats, we are fucking lab rats. A proposito, ragazzi, sta scorrendo qua in sovraimpressione da qualche parte qua, non lo so. Venite su sto cazzo di Telegram, ma solo se avete... Infatti ci deve essere una specie di test d'accesso, diciamo, perché se no, un minimo, non lo so, 2 più 2 tu mi devi dire, insomma, se riesci a dirmi la risposta esatta entri, se no, insomma... diciamo che... Ok, quindi eravamo rimasti dal nostro eroe qua, con l'uranio impoverito e incazzito e inculato. Intrighi la vita nascosta dietro al traffico di uranio che portò al suo arresto a Rimini 92. All'epoca Baratini sostenne di aver ricoperto il ruolo di doppio agente dei miei coglioni. Non solo agente segreto, cioè, qui proprio visto sto cazzo, doppio agente. Lui non ha un cervello come noi tutti, lui ce l'ha doppio, ragazzi. Che per fare il doppio agente. Il governo libico e del sismi, minchia. Con l'esperienza di doppio agente, dice lo stesso Baratini, e dopo essere stato arrestato per traffico di uranio poverino, dall'ex URSS, la mia conoscenza sulle realtà politiche, io del sistema, vi dico adesso come funziona il mondo, sulle realtà politiche, i poteri forti, porca puttana, infatti lui nel suo canale parla di, ci sono queste, l'elite buona, l'elite dell'est e l'elite dell'ovest, questo è un classico, divide la pecora, perché si mettono certi con quelli con Putin, quelli con gli americani, e dicono, ma ci sono le elite, quelli che controllano la parte atlantista, e poi ci sono le elite che controllano la parte asiatica, e non gli dicono mai che queste elite sono i due pupazzi che mettono di fronte alla pecora, così la pecora si distrae, queste minchiate, in realtà sia russi che americani sono controllati da un'unica entità, sono tutti amici. Russi, americani, cioè in alto, diciamo, questi governi, sono tutti amici. Putin e Trump e Biden, e tutti si danno la mano quando si spengono le telecamere e ridono alle tue spalle. Pecora di merda. Poveri noi, poveri noi. Quindi dice, la mia conoscenza sulla realtà politica e i poteri forti si è aperta... che cazzo dice questo? Aspetta, dice lui, no? Con l'esperienza di doppio agente, proprio l'esperienza del teatro. Lui doppio agente, ragazzi. Ragazzi, è tutto teatro. Se qualcosa, se una notizia va su TG5, su TG1, è teatro. Lo vuoi capire o no? È molto importante mantenere questa gabbia e ogni notizia la creano loro. Non è che loro osservano il mondo. E oggettivamente, ah, ecco, è successo questa cosa, andiamo lì e le raccontiamo le nostre bellissime pecore, così gratuitamente. Tutte queste luci, tutto questo mandare il giornalista fino a lì, oh, tutto gratis. No, non funziona così. Loro inventano le cose. Le inventano. Ma loro, che significa? La guerra è tutta finta? Sì. Pecora. Lasciamo perdere, perché sennò poi YouTube ci chiude. Quindi lui con l'esperienza di doppio agente questa amica, e dopo essere stato arrestato per traffico, lui è arrestato, ragazzi, tutto teatro, vabbè, comunque c'è, abboccato. E dopo essere stato arrestato per traffico di uranio impoverito, oh, l'uranio impoverito, come il nemico invisibile, ragazzi, che sarà il prossimo nemico invisibile che useranno su noi, purtroppo, perché siamo da paio, e lui ha dato la mano, con questa... minchiata che lui è stato arrestato, era un agente desta minchia che portava l'uranio impoverito, questo nemico che può cancellare tutto il pianeta, lo portava lui, quindi ha aiutato a questa narrativa del terrore, quindi questa bomba nucleare, eccetera, eccetera, e voi lo seguite, e siete molto intelligenti,
E dopo essere stato arrestato per traffico di droga, la mia conoscenza sulla realtà dice politiche e poteri forti si è aperta a caso ad una visione più ampia dove ad agire sul destino dell'umanità è una struttura occulta a caso, una intelligence invisibile agli occhi della massa. Massa, ragazzi, è un termine molto derogativo che usano le elite. Solo loro dicono massa, ragazzi. Se non sbaglio, fu Marx a coniare questo termine. Dice massa, le masse, il bestiame, diciamo. Qui vediamo su Amazon. Ovviamente il suo libro sta su Amazon, facilmente reperibile. Invece, il libro di Cooper, per dire. Quando, cioè, facevamo fatica a trovarlo e quando stava in libreria un po' così troppo vistosamente, che faceva? Veniva un ignoto, così un anonimo, che le comprava tutte. Era il sistema stesso, voleva far sparire il libro di Cooper. Chi è Cooper? Qui nella sua spiegazione di questo minchiata di libro, vediamo, guarda la luce che abbiamo qua quando faccio così, ragazzi. Questo, io sono stato fotografo, ragazzi, faccio caso a queste minchiate. Guarda come cambia la luce quando c'è un riflettore davanti, guarda. Capite? Basta, c'è stato un attimo di come si chiama? Di autismo. L'equilibrio finale così in cielo, così in terra. Ci sono parole chiave, ragazzi, che ti fanno capire con chi abbiamo a che fare. Ragazzi, con chi abbiamo a che fare? Con questo qua, ragazzi. Il sistema usa questi poveracci. Li trova. Ragazzi, è facile comprare gente. Comunque sì, questo, come dicevo, è il mio eroe, il mio nuovo eroe. E va a finire nella grande lista qua dentro. Da qualche parte c'è, se qualcuno me lo trova, per favore, e me lo dice, che io l'ho perso. Sono talmente tanti questi nostri salvatori, ragazzi, che vabbè, chiudiamo qua. Alla prossima.